Molti sono stati gli attestati di vicinanza e di condanna in seguito al grave atto intimidatorio contro Don Ennio Stamile, coordinatore regionale di Libera in Calabria ed ex parroco di Cetraro. Nei giorni scorsi, mentre il sacerdote cenava in un ristorante della cittadina tirrenica, ignoti hanno lasciato sulla sua auto, in un sacco della spazzatura, un capretto morto. Non è la prima intimidazione che Don Ennio riceve, impegnato in prima linea contro la criminalità organizzata, ma è anche l'ennesimo atto delinquenziale che sta colpendo la cittadina tirrenica, un'escalation che ha costretto l'amministrazione comunale ad intervenire in maniera chiara e decisa. È un'escalation che ci fa ritornare e ricordare gli anni bui sofferti di questa città, che ha superato, che non vuole ricadere. L'escalation è arrivata addirittura a un punto tale, da dare un segnale chiaro, forte, mafioso. Ecco, adesso questo sia sì un segnale mafioso, non delinquenziale, Don Ennio Stamile. Una delibera a conferma di tutto ciò, uno stato di emergenza e uno stato di agitazione permanente dove si evincono quattro punti. Sì, in assoluto. È quello dell'apertura di questa ormai fantomatica nuova caserma dei Carabinieri. La seconda cosa che abbiamo chiesto è quella di essere aiutati in un sistema di videosorveglianza. Terzo, abbiamo chiesto che ci fosse maggiore attività di intelligence, che è quello che ci manca in questa comunità, soprattutto nelle ore notturne, che non è facile poter controllare. Quarta, la richiesta che abbiamo fatto, questa allo Stato anche, abbiamo chiesto di darci una mano sul piano finanziario, una mano sul piano economico, una città che è dilagante la povertà. Uno stato di agitazione permanente che si concretizza anche attraverso una serie di incontri, di iniziative. Una vi vedrà partecipe insieme a tutti gli attori, a tutta la società, perché questo è quello che volete, far scendere in piazza i cittadini. La mia comunità ha capito da tempo da che parte stare e l'ha capito e ci incita ad andare avanti su questa strada. È uscita, ne sta uscendo brillantemente, ha riconquistato delle vette, con fatica. Salire un percorso è qualcosa di difficile. Saliamo piano, con calma, ma stiamo salendo e non permetteremo a nessuno di scendere velocemente da questa montagna che stiamo scalando con tante difficoltà.